L'ecoscandaglio multifascio o multibeam genera mappe morfologiche del fondo del mare attraverso un sonar simile a quello che utilizzano delfini e pipistrelli per l'orientamento e la ricerca del cibo. Questi animali emettono dei suoni che, rimbalzando sugli oggetti, tornano indietro come un eco, consentendo loro di identificare con precisione la distanza e la dimensione dell'oggetto in base al tempo di ritorno del suono da loro emesso. Il multibeam funziona più o meno allo stesso modo. È installato sotto lo scafo della nave Astrea per realizzare, grazie ai suoni che emette verso il basso e all'eco che riceve riflessa dal fondale, delle mappe molto dettagliate del fondo del mare, utili tra l'altro per individuare i punti più interessanti da esplorare con il ROV. Anche il side scan sonar emette e riceve suoni per esplorare il fondo del mare. Tuttavia non è posizionato a scafo, ma è trainato dalla nave attraverso un cavo conduttore che ha la duplice funzione di traino e di trasmissione dati. La sua forma idrodinamica, simile ad un pesce, agevola il traino, effettuato a velocità costante a pochi metri di profondità dal fondo. Rispetto al multibeam, il side scan sonar restituisce una fotografia acustica del fondale ad altissima risoluzione, riuscendo ad identificare la tipologia di substrato come ad esempio rocce, sabbia, relitti e i diversi habitat marini, tra cui le praterie di Posidonia.